Siamo felici di annunciare che abbiamo ricevuto una mail di conferma che ci annuncia che il 9 maggio saremo ricevuti e avremo possibilità di incontrare i rappresentanti dell'amministrazione. Ancora non sappiamo nella persona di chi, ma in comune, nella Sala Rosa, saremo ricevuti finalmente. Dopo l'assemblea pubblica dello scorso 31 marzo, i genitori dei bambini che frequentano l'asilo L'Aquilone di Matrignano potranno nuovamente confrontarsi con l'amministrazione comunale di Arezzo. Lo scorso incontro, infatti, si era concluso con la promessa di un nuovo faccia a faccia, che adesso ha una data. La prima istanza è quella di poter rimanere all'interno dell'edificio fino a quando non avremo una data certa di inizio lavori. La dinamica con cui la vicenda si è svolta non ci danno la garanzia di una reale volontà di riaprire i cancelli e quindi, per evitare e scongiurare questo tipo di eventualità, vogliamo rimanere fino a quando non inizierà o la ristrutturazione o la ricostruzione. Intanto i genitori di Matrignano continuano a portare avanti una raccolta firme che ha già raccolto numerose adesioni. Siamo soddisfatti, nel senso che finora siamo molto contenti del riscontro che abbiamo avuto. La raccolta firme prosegue, quindi per il momento la lasciamo proseguire molto volentieri. Siamo soddisfatti, dicevo, per il fatto che molti ci hanno contattato per poterci sostenere, per poterci aiutare in questa raccolta firme, e che è ancora però in corso, anche per far passare un messaggio corretto, insomma, rispetto a quelle che sono le nostre richieste, perché ultimamente siamo stati anche un po' tacciati come genitori un po' imprudenti, che vogliono forzatamente lasciare i propri figli in una scuola che però, per ammissione della stessa pubblica amministrazione, è una scuola sicura. C'è una relazione dell'ottobre 2016 che riporta questi dati. È su questo che noi ci basiamo. Assolutamente non potremmo mai mandare i nostri figli in una scuola che non è sicura.